BASF premia la conoscenza della chimica. Questo è il titolo dell'evento di premiazione organizzato da BASF in partnership con Federchimica, che si è svolto presso il Centro Culturale Zetema Aldo Fabrizi. Oggi siamo qui per premiare le scuole che hanno partecipato al progetto di Chimicamente, uno dei tanti progetti che BASF dedica al mondo della scuola. Questo in particolare è stato promosso per cercare di avvicinare i ragazzi alla chimica, facendoli fare un percorso durato tutto un anno in cui gli studenti hanno elaborato una campagna di comunicazione proprio per raccontare la chimica. Siamo arrivati alla quinta edizione che ha visto coinvolto più di 30 istituzioni scolastiche e più di 1000 studenti. L'idea è stata quella di coinvolgere i giovani, in questo caso gli studenti delle scuole, affinché si potessero appropriare di un'idea completamente nuova della chimica, svincolandoli da pregiudizi che sono impliciti talvolta nella chimica stessa. Cioè uno spesso pensa magari alla chimica come qualcosa che inquina, come qualcosa che è dannoso per l'uomo, per la salute, eccetera. Invece l'idea era quella di dare una visione completamente nuova. Noi viviamo in un costante processo chimico che vede l'esistenza dell'uomo e della natura coinvolti in un sistema che si rinnova completamente. La creatività e l'impegno degli studenti e dei docenti delle prime tre scuole classificate sono state premiate da BASF con prodotti tecnologici. Io sono Giovanni Pigliacelli del liceo classico Eugenio Montale di Roma. E ci siamo approcciati per l'appunto da un punto di vista piuttosto umanistico, filosofico, ovvero la scienza, il progresso scientifico, nello specifico la chimica, e come si relazioni col mondo di adesso, quindi fare un qualcosa che sicuramente catalizzi l'attenzione, come era scritto nel manifesto sicuramente, ma anche che porti avanti pro e contro. Quindi ci siamo concentrati soprattutto sul fatto che la scienza e la chimica nello specifico siano in realtà semplicemente uno strumento che è nelle mani dell'uomo e poi sta all'uomo stesso, sta a tutti, sta alla comunità, allo Stato, il decidere cosa farne e come utilizzarli. Abbiamo voluto cogliere questa occasione anche per presentare il grande progetto che BASF ha deciso di lanciare per il suo 150° anniversario, il Creator Space. Il Creator Space è un programma che durerà tutto l'anno, che cercherà di avvicinare persone, idee, coinvolgendo istituzioni, makers, scienziati, studenti, tutte le persone che sono vicine ai nostri impianti e tutte le persone che decideranno di partecipare attraverso la piattaforma web, per cercare appunto di raccogliere idee e contributi utili a trovare le risposte alle grandi sfide che attendono il nostro pianeta. Su tutte e tre sono quelle dell'alimentazione, dell'urbanizzazione e dell'energia sostenibile.